Sono state oltre 400 le prenotazioni giunte per l'Open Day dell'Università Cattolica di Piacenza, che si è svolto questa mattina con l'obiettivo di offrire agli studenti delle scuole superiori l'occasione di conoscere le offerte formative delle facoltà dell'Ateneo. Novità di quest'anno, la presenza di psicologhe che hanno aiutato i ragazzi nella scelta della facoltà attraverso un'analisi delle loro attitudini ed aspettative. Abbiamo cercato, con la novità di quest'anno, di mettere a disposizione anche delle psicologhe che attraverso un test cercheranno di mettere il ragazzo di fronte a quelle che sono le sue attitudini in modo più consapevole per poter poi prendere una decisione più razionale possibile. Per scienze e tecnologie alimentari. Che cosa ti attrae di questa offerta formativa? A me attraeva l'università di per sé perché mi sembrava una buona università e poi insomma facendo ragioneria io volevo cambiare proprio completamente corso e pensavo che questa università potesse offrirmi molte possibilità. La facoltà appunto di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali sotto i riflettori, l'anno scorso degli ottimi esiti con tanti iscritti, quest'anno si spera di replicare. Sicuramente sì, c'è un forte afflusso anche quest'anno di studenti che chiedono, molto interessati. L'anno scorso abbiamo raggiunto un grande successo perché ci sono stati oltre 160 iscritti al primo anno, quest'anno pensiamo di fare altrettanto. Offre tantissimi sbocchi lavorativi, questo penso sia il successo anche di questa facoltà, ma soprattutto il rapporto docente-studente molto stretto, quindi lo studente è veramente seguito qui alla facoltà di Agraria e questo è un vantaggio che spinge i ragazzi ad iscriversi qui da noi.